Una serata all'insegna del giornalismo e dei suoi grandi interpreti. I premi assegnati ai vincitori, i riconoscimenti speciali a chi da anni si occupa di giornalismo sul territorio, il ricordo di Antonio Maglio, la cui professionalità è viva nella memoria di chi lo ha conosciuto e letto. Un parterre d'eccezione per l'ottava edizione del premio Maglio ad Alezio. Tanti i temi affrontati. Dalla libertà di informazione al pluralismo, al periodo che vive l'informazione, al futuro del giornalismo. È vinto dal giornalista Marco Brando con un'inchiesta sull'Europa. Meno male che siamo uniti. 10 buone ragioni per non correre liberi e selvaggi. Seconde, ex aequo, la giornalista e fotografa freelance galatinese Ilaria Romano con il suo reportage in cui ha raccontato lo sfruttamento degli immigrati nelle campagne del Foggiano. E la giornalista savese Lucia Iaia con l'inchiesta sull'invaso incompiuto del Salento, il pappadai dello scandalo, già spesi 250 milioni di euro per un'opera inutilizzabile. Riconoscimenti speciali a Telerama, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni di attività al servizio dell'informazione locale e della crescita del territorio salentino, che nelle parole dell'onorevole Giacinto Urso, con coraggio, costanza e zelo, diffonde servizi informativi. Battaglie di qualità per rivendicare al Salento l'acquisizione dei diritti spettanti, attivando riscosse salvifiche che devono insorgere prima nel nostro volere, nel nostro fare, per poi approdare alla richiesta in alto e in basso. A ritirare il premio l'editore Paolo Pagliaro. Devo dire che è stata una serata dove si sono trattati temi molto importanti come la libertà di informazione, il pluralismo, il rispetto della Costituzione e anche il periodo di crisi che l'informazione tradizionale, dei mass media, giornali, carta stampata, televisione e radio stanno vivendo. Quindi l'auspicio è che si possa continuare a fare questo lavoro bellissimo nell'interesse del territorio e nell'interesse anche di tante professionalità con le quali voglio condividere questo premio, i giornalisti e tutti gli operatori della nostra televisione, che quest'anno insieme a tutta la comunità salentina festeggiamo i 30 anni sperando ce ne possano essere ancora tanti altri. Riconoscimento al Nuovo Quotidiano di Puglia, giornale leader e voce attenta ad alimentare e sostenere le aspettative socio-economiche e culturali del Grande Salento, che quest'anno ha tagliato il traguardo dei primi 40 anni di vita. Sono molto orgoglioso di essere il direttore di Quotidiano, fondato da Antonio Maglio. Abbiamo compiuto quest'anno 40 anni come giornale, un giornale in salute che continuerà anche nel nome di Antonio Maglio a fare battaglie sul territorio, sia raccontando i sogni ma soprattutto i bisogni di questa terra. Targhe speciali a due eccellenze che con la loro attività e i loro successi promuovono la conoscenza del territorio a livello nazionale ed internazionale, l'Unione Sportiva Lecce ed il regista Edoardo Winsper, che con i suoi film ha raccontato sul grande schermo tradizioni e speranze della sua terra. È una grande opportunità per festeggiare e per questa promozione, ma anche per ricordare Maglio, che è una persona che a cui tutti noi siamo legati. Premio alla carriera alla giornalista gallipolina Angela Buttiglione, uno dei volti storici e più popolari dell'informazione RAI dal 1969 al 2009. La Maglio vuol dire giornalismo d'inchiesta, vuol dire giornalismo coraggioso, vuol dire giornalismo portato al di fuori dei confini nazionali. E quindi un collega del quale sono onoratissima di ricevere oggi un premio che porta il nome. Grande successo per la manifestazione organizzata da 8 anni con passione dall'Associazione Maglio. Ricordare Maglio è un dovere per le nostre terre, perché fu un giornalista di razza che seppe portare avanti il discorso del Salento in maniera penetrante e coraggiosa. Un premio che è dedicato ad un giornalista letino, Antonio Maglio, appunto, che è stato un innovatore nel mondo del giornalismo, che aveva una visione europeista di alcune problematiche sociali, però era anche molto attaccato alla sua terra. È un premio che nasce nel ricordo di Antonio Maglio, la cui indiscutibile professionalità è viva nel ricordo di tutti, anche nel ricordo di una ragazzina di 14 anni che leggeva con passione gli articoli dell'allora direttore del quotidiano. Ebbene, quella ragazzina
ragazzina di 14 anni e la sottoscritta. La serata di premiazione si è svolta alla presenza del presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna. E la memoria noi dobbiamo conservarla verso chi ha saputo portare i valori della professione effettivamente incarnando il diritto del cittadino ad essere correttamente informato. Naturalmente non si poteva non parlare di cosa sarà il giornalismo nel futuro. Gli scenari sono estremamente complessi perché l'offerta è multipiattaforma, c'è una polverizzazione dell'offerta stessa, è difficile dire cosa sarà il giornalismo di qui a 5 anni.